Ciao di Gugge, ben ritrovati dal vostro Andrelink Lonturo qui su Pokémon Light Platinum. Oggi andremo ad affrontare la palestra di tipo elettro, capitanata da non mi ricordo come si chiama il tipo. Ah, Rainer, sì, Rainer Wolfcastle. Non è dei Simpson però, dato che l'elettricità in teoria viene sempre rappresentata in col colore giallo. Credo sia giusto quella referenza a Rainer Wolfcastle. Comunque sia, ho leggermente allenato Growlithe per farlo arrivare a livello 45 e ho allenato anche Manectric per farlo arrivare a 40. Dunque io avrei due Pokémon elettro in squadra, Raichu e Manectric. Mi servivano più che altro, ho catturato un Electrike che l'ho fatto evolvere per sconfiggere la palestra acquatica, che non ci riuscivo perché ero troppo stupido. Ora mando un attimo Paragli contro Luxio, ma potevo lasciare benissimo Growlithe, solo che vorrei riuscire a colpirlo con ipnosi, meno male. E poi andare di Body Slam per farlo secco all'istante, mamma mia. Ad ogni modo, questa palestra è molto simile a quella che di non mi ricordo come si chiama, di Walter o Walter, mi sembra fosse Walter, comunque sia, in Pokémon Horas o comunque sia RSE, lo dico in inglese perché mi rimane più facile, perché praticamente dobbiamo trovare degli interruttori e poi premerli e spegnere, tagliare la corrente, tagliare la corrente e poi passare appunto per arrivare a capo palestra. Ok, quella di RSE di Walter si praticamente si camminava sugli interruttori e si spegneva la corrente. Si tagliava la corrente, si bloccava l'afflusso di energia. Chiamatelo, ditelo come vi pare. Però il risultato non cambia e quindi riuscivamo appunto ad arrivare a capo palestra. Cavolo, Electabuzz, wow. Dunque mi stanno facendo un po' il culo nero, sinceramente. Non me l'aspettavo così forti. Diciamo che sono un po' deboli contro l'elettro, anche perché la prossima città, mi sembra di averlo detto nel prossimo episodio, nel prossimo dovrei arrivare appunto alla città. Se io premessi questo non succede niente. Nella prossima città dovrei prendere appunto la pietra focaia. Ma questo a che serve se non ci posso neanche interagire? Dovrebbe, che so, riattivare la corrente o qualcosa del genere. Addirittura qui ne abbiamo due, attenzione. Aspetta, ma io ho lanciafiamme davanti, io continuavo a fare flame wheel, ruota fuoco. Ma ecco perché perdevo di continuo, sono un coglione. Questo non serve a niente, quindi potevo anche evitare il combattimento contro quel tizio. Eccoli qua, ok. Aspetta un po', quindi se ora attivassi... No, vabbè. No, solo di uno si può spegnere. Lopunny maschio, che secondo me Lopunny maschio è sbagliatissimo proprio nella vita, dato che è ovviamente una, dovrebbe essere donna, comunque sia. Fate un po' come vi pare. Eccolo qua, quindi questo è l'ultimo ostacolo prima di arrivare al capo palestra. Wow. Cioè, non solo mi fa cotto spora, mi fa pure tuono onda per paralizzarmi e diminuirmi ancora la velocità. Ma sarai merda proprio? Sarei un pezzo di me? Jolt. Jolt non assorbi volt, quindi non dovrei preoccuparmi di statico. Pacerisu, che abilità aveva Pacerisu? Non mi ricordo. Electabuzz, è questo che... A posto, vabbè, mi ha paralizzato ma non fa niente. Dato che sono arrivato a capo palestra... Oh, Electivire, biatch. Che cosa faccio? Non ho di full heal. Aspetta. Ah, Paralyzer, ne ho due. Potevo andare al centro Pokémon? Sì, ma non c'ho voglia. Ulti con Ampharos. Con Ampharos. E vai, velocità meno 4. Oh yeah, baby. Così mi piace. Manectric non è un Pokémon particolarmente veloce. Non è proprio veloce. Non so come ho fatto a sconfiggerlo. Oh, non ci sono più pipì. Oh, pipì. Baby, wow, Luxray, Lux, dovrebbe essere Luxray e non Lux, perché Lux è latino, luce, quindi Luxray. Chi mando? Mute non ha paura, potrei farlo con Hydro Pulsar, ma non mi fido. Mando Raichu con Codacciaio, dato che non è molto efficace, ma
L'acciaio è un conduttore. Se l'acciaio è conduttore, mi spieghi perché non è super, non è molto efficace? Posso capire che non è super efficace, ma efficace, normale, dovrebbe esserlo. Ok, me l'aspettavo il KO da parte di Paragli. Di Paragli da parte di Electivire, ma va bene lo stesso. Congratulazioni, mi hai battuto onorabilmente. In modo onorabile? Facendo ciò ti sei guadagnata la Energy Mage. Con la Energy Mage puoi usare la M nel tuo volo fuori dalla battaglia e per andare nelle città nelle quali sei già stata. Inoltre, eccoti un regalo. Oh, fulmine! Alla fine, fulmine! Thunderbolt! Oh! Non mi ricordo a che livello Manectric impara T-Bolt, ma questo T-Bolt lo insegno a Raichu, mazzanna. Non ci stavo neanche più ripensando che un capo palestra tipo elettro mi desse attenzione italiano. Mi desse fulmine? Non ci ripensavo proprio. Leviamo il T-Shock e via! Sì, hai imparato fulmine? Sì. No, mio, dubbio mio. Ora dovremmo andare a Drake Breath. Drake qualcosa City. Vabbè, controllo sulla mappa perché comunque sia. Perché io dovrei andare veramente anche nell'altra città. Perché guardate, allora, questa è Snowese City. Snowse, come cazzo si chiama? C'è il monte Ice Storm. C'è Snowse City. E Drake Breath City. Dovrei andare qua. Poi Victory Road. Ok. Ma io penso che provo ad andare a Drake Breath City, perché a Drake Breath City ci sarebbe la pietra focaia nel market. E a me piacerebbe tantissimo prendere la pietra focaia per fare evolvere Growlithe. Sarebbe anche ora di fare evolvere Growlithe, eh? Secondo me sì. Dai, lo porto al 47 almeno, così accontento. Oh, perfetto. E io riprenderei ad allenare Raichu un pochino, lo allenerei con T-Bolt ora! Ed è paralizzato e va lì con due colpi. Non uno solo, ma due. Dato che Growlithe è a 47, lo cambio su Raichu e alleniamo un pochino Raichu, sì. Oh, Light Ball, Light Ball, ne ho trovata già la seconda che trovo. Ah, qua c'è il centro Pokémon, il centro, la pensione. Oh, allenatori. Dai, su. Va bene che ci siano tanti NPC con cui parlare, però. Allora, l'attacco ora è alto, quindi dovrei farcela con due Iron Tail, ok. Potrei andarmene a curare, ma non ci voglio, sinceramente. Se no, che ne compro a fare le cose? Allora, poi ho anche diverse super pozioni, quindi ok. Ah, ne ho trovata un'altra, bene. Un'allenatrice seduta. Capperi. Beh, tanto è coleottero volante, quindi è super efficace. Vibrava e terra draga. Dovrei insegnare geloraggio a Muten. Perché no? Ma magari glielo insegno più tardi. Ci devo pensare. Forse prima della Lega, forse. Allora, vediamo un po'. Undertaker Man. Sì. Dovrei avere taglio, devo avere? Davvero? Ha detto che devo avere taglio per liberarmi di quegli alberelli ingombranti. Cazzo, però, cioè. Datemi roba con cui posso. Madonna! Con cui posso giostrarmi un pochino meglio. Tutti quanti i Pokémon più forti del tipo, intendo. Il tipo più forte al mio rispetto, cazzarola. Ok. Ma va bene, ma va bene. Sì, però. Raichu. Resisti un po' di più, zio, dai. Oh, allora tu. Drake Breath. Cosa? Ah, c'è l'ultima palestra a Drake Breath. Wow. Beh, non ci posso andare. Andiamo a Snowy City. Allora, prima c'è Monte Ice Storm, quindi affronterò prima quello, poi nel prossimo episodio la palestra Snowy City. Vabbè. Kecleon? Kecleon è un Pokémon davvero particolare, mi sta sulle palle tanto.
Tanto poi. Conosci per caso un allenatore che veste solo rosso? Noi combattiamo. Ah, tu combatti allo stesso modo. Ma non è che veste di rosso per quello si chiama Red, cioè. È un po' diversa la cosa. Ma posso usare Surf per caso? E sub, voglio dire. Oh, Tentacool. Tan 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 tan. Tu non sei un allenatore, vero? I'm a Spelunker. Ah, devo portare un Pokémon di fuoco che mi aiuti. Guarda, non ci avevo pensato. Sul monte di ghiaccio cosa ci porto? Mamma mia, c'è proprio testi più su. Wow! Drillbur è terra! Perché non mi ricordo mai i doppi tipi? Perché non mi ricordo i doppi tipi? Porca di quella porca. Lopan, cioè l'unico Pokémon che non c'entra un cazzo è Lopan, è Drillbur con tutto il resto. E questi sono tutti quanti Pokémon normali. Vabbè. E ciao, biatch. Allora, questa qua è un'altra allenatrice. Non so di preciso dove devo andare io effettivamente per arrivare a Monte Ice Storm, ma penso che fra poco lo saprò. Allora, per di qua. Ecco, ci sono una Pokéball. Ultra Ball. Ok, non penso che mi servirà molto, ma la prendo. Rivitalizziamo ancora una volta Raichu, cercando di non farlo crepare ogni 10 secondi. Allora, abbiamo uno Scyther. Ah, ok, fatta così veloce, veloce. Twisted Spoon? Ok. Monte High, se Storm. Ok, entriamo. È molto freddo, fa molto freddo in questa caverna. Grazie. Ah, Cribbio, fatemi salvare veloce. Allora, in qualche modo ce l'ho fatta ad ovviare al problema. Ok. Non so come si era buggato l'audio, però ok. Allora, dovrei forse avere qualche repellente? Sì, dovrei avercene tanti veramente. Eccoli qua, usiamo, perché non ho voglia di trovare Pokémon di ghiaccio ogni 10 nanosecondi. Ok, andiamo allora. Wow! Oh, chi è questo? Ha un Cool Trainer Guy? No, ok. Allenare Raichu è quasi impossibile. Però io ci provo, devo farlo arrivare a 45 almeno, quel povero Raichu. Vediamo un po'. Ok, prendiamocela così, comoda, con calma. Yeah! Ok, sì. Nice and slowly per niente. Ah, che palle, odio questi puzzle. Sì. E qui c'è un muro invisibile. Ottimo lavoro. Ok, abbiamo altri Pokémon di ghiaccio. Non che mi aspettassi altro, ma. Oh, sia Lio! Facile sconfiggere questo con Raichu. Ah, oh, ora c'ho 45, che bello. Ah, qui c'è Articuno, davvero? Ah no, è l'unico Pokémon di cui hai sentito. Il Pokémon volante più incredibile di cui io abbia mai sentito parlare. Ok, altro allenatore Cool Trainer. Non è un Cool Trainer Guy? Ok. Ultra Ball. Oh, e si procede. Si va sempre più in profondità. Eccolo, una Play Sporter. I play sports. Allora vai a giocare. Oh, polso in terra! Madonna! Oh. Volevo cambiare, mi sono sbagliato a premere. Anche un braciere basterebbe su Pulsefine. Ah, la chi è che non mi interessa. Lui usa Pokémon Ghiaccio, ma ha un Lunetone. E Solrock. Non ci sono più PP? Allora facciamo così. Vabbè, io volevo portarlo a 45 e mio scopo è raggiunto. Ora portiamoci ma Electricast al 45. Tu? Ok. E si va sempre più su. Monte High Storm. Pensavo di trovarci più neve o cose del genere.
Invece no. Cavolo, fa molti danni però lui. Metang. Ok, è andata bene. Lotte molto lineari, molto semplici, nulla di particolare. Lui che missa l'attacco è super efficace, infatti ce lo sapevo. Dovrei farcela. Cloyster è molto deboluccio in difesa. Non in difesa speciale, perché in difesa speciale apre il Diani. Oh, c'è il Team Steam. Andiamo un attimo prima a vedere una cosa. Allora, buono qua. Allora, il Team Steam, cioè, dunque, usiamo un attimo il Max Repellente, ok. E andiamo qua sopra. Anche perché mi sa che non ci fa passare il Team Steam da lì, eh. E tu nessuno può passare per di qua, infatti. Ok. Di là. Monte Winder. Cioè, un altro monte. Un monte dentro al monte. Winter, non Win. Ok. Ah, il Team Steam, ok. Quindi affrontiamo proprio il Team Steam. Eh sì, un po' mi mancavano. Non è vero che mi mancavano, però era giusto tanto per dire. Alleno un po' Muten, va. Ma Electric, per il momento lo lascio perdere. Voglio vedere se poi... A parte che, dato che ho Raichu contro un fulmine ora, ma Electric mi serve sempre di meno. Voglio vedere se però effettivamente Manectric potrebbe tornarmi utile in futuro. Anche se dubito. E comunque sia penso che non dubito che insegnerò Gelo-Raggio a Muten. Perché se l'ultima palestra è davvero di tipo drago, un aiutino ci vorrà. E quell'aiutino viene proprio da Gelo-Raggio. E poi un Pokémon. Un Pokémon, o meglio, Blastoise. Blastoise con Gelo-Raggio. Insomma, fa la sua porca figura. Camilla? Oh, la best wife forever! E ti stavo aspettando, credo che tu non mi conosca, ma ho sentito molte storie su di te. Ho giocato a Pokémon Diamante e l'ho finito non so quante centinaia di volte. Forse centinaia è un po' esagerato, ma avete capito. Kratos, uno dei leader del Team Steam, sta cercando di catturare il leggendario Pokémon bianco e nero. Vabbè. Quindi mi sarebbe aiuto per fermarli. Sono Cynthia o Camilla. Sono la campionessa della regione di Sinnoh. Vieni, andiamo insieme. Che andiamo insieme. Mi chiedo cosa voglio fare insieme a me, comunque sia. Ok, una Pokéball. Ah, Silk Scarf, non mi faccio niente. Tutti quanti oggetti inutili mette. Doppioni di oggetti, proprio senza. Senza voglia proprio. Solo editato un po' i paesaggi. È proprio. Tanto per farla l'ha fatta. La storia sarebbe anche bella, ma la storia, ma. È fatto male. Ci perdeva 10 minuti in più a editare tutti quanti gli strumenti, era meglio. Dai, facili ste lotte, su, guarda. Vado di Hydro Pulsar, ma mi sbagliavo, potevo anche usare Morso. E poi Gardevoir fa solo Future Sight, quindi non è che è tanto importante. Dunque, ho un etere, oh yeah, etere su Water Pass. Iniziano gli alberi bruciati, devo preoccuparmi. Ah, devo andare là, perfetto, quindi vado ad affrontare questa prima. Non c'era la musichetta di là, quindi devo preoccuparmi, sta per accadere qualcosa di molto brutto. A meno Gardevoir ha flinciato. Non mi dire che... dai, Alopunni, che palle. Tutti quanti gli stessi Pokémon hanno. Cioè, non si impegna minimamente a farla, Rom. Ma qui pure è importante. Allora, no, aspetta, aspetta. Ma è uguale. Qui non c'è niente, no? Credo di dover andare qua giù. Cioè, cosa mi rappresenta? Ciao.
Sei arrivato al grande finale, Cinzia, Maria Cinzia, vabbè, Camilla mi ha detto che ha mandato qualcuno per fermarmi, ma non avrei immaginato che quel qualcuno fosse patetico come te. Sei in ritardo, lasci la mezzagramma e sono stati liberati. Ora li catturerò e raggiungerò i nostri ideali, ma prima che io lo faccia ti distruggerò come il... ti schiaccerò come l'insetto che sei. Kratos. Potevamo essere amici, Kratos, ma no, tu devi fare il bastardo. Umbran, cambia, allora mando Raichu. E non ci sono TTPP. E va, oh, 3 Thunder. E vai, neanche un Miss, mamma mia. Va alla grande, va. Dai, con Surf, ok. Non so cosa manda, quindi cazzo. Va a finire che Kratos è il capopalestra di Drake Breath City. Io spero di no. Perché lanciafiamme? Facciamo così, guarda, iperpozione. Ok. Surf, bitch. E vai così. Oh, è possibile, biatch! Come può qualcuno patetico come te sconfiggermi? Re, ze, re, vanno avanti per ore. Oh! Oh, alleluia, ce l'ha fatta! Arc, 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 arc. Ma perché fa delle transazioni così lunghe? Fa transizioni, transizioni. Le transazioni sono dei soldi, queste sono transizioni. Le fa troppo lunghe. È incredibile. Il potere di Arceus è anche più forte di quello dei nostri sogni. Sì. Perfetto, tutto quanto funziona dopo tutto. Tutto quanto funziona dopo tutto. Team Steam, ritirata. Sei stata brava, spero che tu continui ad essere una grande allenatrice e e a far avverare i tuoi sogni. Ora che la società Pokémon. Ora io e la società Pokémon continueremo a combattere Team Steam. Addio Tara. Perché la musichetta rimane? Ma se io andassi qui? Niente, perché c'è un coso uguale? Se non ci si può fare niente. Vabbè, ad ogni modo, credo che sia ora di tornare qua dentro e andare a... Allora, siamo tornati a Monte Ice Storm. Ora possiamo andare tranquillamente per la nostra strada e arrivare a Snowsea City. Vero? Lo so che magari non dovremmo andare avanti veloci le immagini di quando ci sono quelle scene di lotta tra i Pokémon leggendari, però sono troppo lunghe, non ce la faccio a stare mezz'ora così ad aspettare che passino, dai. E contro Gold, o Gold, come vi pare, l'accento mettete dove vi pare. Contro Gold è molto facile vincere. Io penso che la professoressa Jasmine e tua madre siano molto fieri di te. Diventerà un'allenatrice bravissima, una delle più grandi allenatrici. Mi sorprende ogni volta che ci incontriamo, ma la prossima volta sarò più che pronto per una lotta. O è meglio che tu sia pronta per una lotta. È uguale. Il senso della frase è quello. Oh mio Dio, percorso 414, dobbiamo superare. Ah, allora no, lo faccio nel prossimo episodio, ma è impossibile farlo. Eh sì, si deve forse farlo il prossimo episodio. Ok, e anche questa è andata. Cioè, ragazzi, c'è un percorso intero da affrontare. Oh mio Dio. Da affrontare, quindi penso che lo farò nel prossimo episodio. Intanto faccio recuperare le energie ai miei Pokémon. Si è sentita un po' la mancanza della facecam, ma me ne sono accorto dopo. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!